del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 6 giorni prima della solenne celebrazione della Pasqua, quando il Signore entrò in Gerusalemme, gli andarono incontro i fanciulli. Portavano in mano rami di palma e acclamavano a gran voce: Osanna nell'alto dei cieli, gloria a te che vieni, pieno di bontà e di misericordia. Diamo inizio con queste parole al giorno in cui Gesù entra in Gerusalemme, il giorno delle palme. Il Signore ascolti la nostra preghiera, il Signore ci doni anche oggi la sua parola, una parola di vita. A Lui ci rivolgiamo, come sempre, ritenendoci peccatori, dicendo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Santa Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro.
presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Ti amo, grazie. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo, si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Sacerdoti e disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero:
Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: Andate in città da un tale e ditegli: Il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: Sono forse io, Signore? Ed egli rispose: Colui che ha messo la mano con me nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: Tu l'hai detto. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù: In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Pietro gli rispose: Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemane, e disse ai discepoli: Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro: La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino.
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì», e lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui». Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un occhio, un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli?» Ma allora, come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro siete venuti a prendere, con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro, intanto, lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto tra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: «Costui ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il figlio di Dio». «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù. «Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in faccia e lo percossero, altri lo schiaffeggiarono dicendo: «Fai il profeta per noi, Cristo, chi è che ti ha colpito?» Pietro intanto se ne stava fuori seduto nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù, il Galileo». Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno». Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo». Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno di loro. Infatti il tuo accento ti tradisce». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente.
Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu». Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia. E presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù, chiamato Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti, gli anziani, persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero: «Barabba». Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiatosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo.
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio. Lo liberi lui ora, se gli vuole bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era figlio di Dio». Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo:
Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Quest'anno il Signore ci concede di celebrare la Settimana Santa, che ha inizio oggi col suo ingresso in Gerusalemme, di celebrare questo tempo di passione e di resurrezione. Ed è il tempo in cui noi ricordiamo colui che ci ha voluto bene fino a dare la vita per tutti noi, Gesù il Cristo. È un tempo di passione, ma anche la nostra vita può essere chiamata tempo di passione e allo stesso tempo tempo di risurrezione, perché in essa si intersecano cose non facili: il dolore, i limiti, le fragilità. Allo stesso tempo la vita è anche occasione di bene, di un bene che si riceve, d'un bene che si può cogliere, ed è il segno di un bene che vince il male. Di questi tempi poi il senso della passione è molto presente. Del resto tutta la vita degli uomini sulla terra è un intersecarsi di tempi difficili, ma anche di grandi possibilità. In questi tempi un motivo in più che coinvolge il mondo intero: questa grande tragedia di un'epidemia che coglie molti, moltissimi. Ma questo non ci faccia dimenticare le altre tragedie, pur presenti nel mondo intero. E quindi, ecco, siamo di fronte ad un tempo di passione. E noi oggi non vogliamo fare soltanto memoria di ciò che è successo anni fa e vissuto da Gesù, ma vogliamo anche, oltre alla memoria, pure importante, essere partecipi, cioè vivere la nostra passione e allo stesso tempo viverla come momento di resurrezione. E come possiamo farlo? Seguendo un po' lo stile di Gesù, il suo modo di vivere e di comportarsi. Ecco, anche Gesù di fronte al dolore vorrebbe che non ci fosse: Padre, allontana da me questo calice troppo amaro. Anche noi diciamo spesso di fronte al male la parola che vorrebbe rifiutarlo, o perlomeno diciamo che passi presto. Lo sentiamo continuamente in questi giorni: passerà questa grande cosa, questa tragedia. È umanissimo il rifiuto del dolore, delle difficoltà. E però possiamo anche vivere secondo il suo stile, che è uno stile bello, perché afferma la vittoria del bene sul male. Gesù, ad esempio, di fronte all'ingiustizia che sta subendo, è capace di affermare la verità delle cose. Viene schiaffeggiato e lui dice: ma se ho fatto del male, dimmelo dove ho compiuto il male. Ma se ho fatto del bene, perché mi percuoti? E mentre lui è nel momento del dolore, della sofferenza massima, mantiene la capacità di essere attento agli altri. Dice quella parola a Giuda, perché potesse cambiare: con un bacio, Giuda, tu mi tradisci. E poi quello sguardo verso Pietro, uno sguardo che susciterà le lacrime di Pietro.
E mentre sulla croce tutti lo sbeffeggiano, lui ha la parola grande, controcorrente. Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Oppure mentre lui sta subendo la morte e sta per arrivare, accompagnata da loro dolori atroci, lui invece si interessa di quelli che possono ancora vivere. Madre, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Questo è lo stile di Gesù, uno stile vincente, uno stile che rasserena, uno stile che dice la capacità di bene in ogni tempo, anche nel tempo della passione, quindi anche nel nostro tempo. E quindi qui siamo chiamati noi a vivere le nostre passioni, non soltanto l'ultima, quella di questi giorni, ma tutte le passioni che ci accompagnano durante lo scorrere della vita. Noi tante volte abbiamo paura, ma ecco, possiamo proprio nel momento delle nostre paure non soltanto chiudersi in difesa, io penso per me, ma possiamo benissimo essere attenti agli altri. E qui abbiamo un mare di esempi bellissimi, proprio in questi giorni. Medici, infermiere, volontari, famiglie, uomini e donne che sanno vincere le paure, che sanno difendere se stessi, ma non abbandonano gli altri, anzi, rischiano in favore di altri. È veramente una cosa grande, sullo stile di Gesù. E poi ancora, noi in questi giorni siamo chiamati a vivere insieme, molte volte chiusi dalle nostre case. E quindi sentiamo il peso di questa chiusura, questa insofferenza, queste giornate che se diventano lunghe, a cui non siamo abituati. Ecco, proprio in questi giorni possiamo fare, cogliere questa occasione, non semplice, per riscoprire il valore della vicinanza, il sapersi dire e ascoltare, far riemergere quegli affetti, forse sopiti e qualche volta rovinati del tempo, tra gente che si è detta ti voglio bene 10, 20, 30 anni fa e che ora non è più capace di dire le medesime parole di amore. Perché non farlo, già che sei così vicino, già che non hai altre cose per la testa? Può essere anche il tempo di scoprire le cose semplicissime, quelle a cui non sei affatto abituato o abituata, e le scoprirai con gioia, una novità, una ricchezza nella tua vita. E poi perché no? Possiamo forse riscoprire il volto di Dio, quello più vero. Non tanto il Dio dei miracoli, perché non fa un miracolo? Preghiamo e non ci ascolta. Perché dici così? Non è così. Dio ti ascolta e sta facendo proprio adesso il miracolo più grande, quello più utile, quello che ti appartiene. È Lui che ti dà la possibilità proprio in questo momento di essere tu a fare i miracoli, di essere tu a fare il bene, di essere tu nel momento della difficoltà tua e di tutti gli altri, capace di riaffermare i valori della vita, i valori degli affetti, il valore dell'attenzione agli altri, di schierarti decisamente dalla parte del bene. Questo è il grande miracolo di cui abbiamo veramente e tutti un bisogno estremo. Gesù, vedete, si è comportato da figlio di Dio. Non dimentichiamo che tutti noi, ma proprio tutti, siamo figli di Dio e abbiamo il grande dono, la bellezza di potersi comportare da figli, in particolare nei momenti che contano, anche questi. Questa è la vera Pasqua ed è la Pasqua che nella passione riafferma la forza della risurrezione. Nella difficoltà siamo chiamati a scoprire la grandezza della vita, la nostra e quella altrui, a comportarsi come il figlio, poiché tutti noi siamo figli dell'unico Dio.
Riaffermiamo ora la nostra fede, dicendo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce della luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e come il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Per intercessione di Maria, che ebbe gli stessi sentimenti di Cristo, chiediamo al Signore di darci un cuore capace di soffrire con chi soffre e di amare dimenticando noi stessi. Diciamo insieme: salvaci Signore perché speriamo in te. Salvaci Signore perché speriamo in te. La Chiesa e tutti i credenti possano ritrovare nel crocifisso il segno più grande dell'amore di Dio contro ogni violenza e abuso di potere. Preghiamo. Salvaci Signore perché speriamo in te. Le persone che esercitano un potere religioso, politico, sociale, imparino dalla vicenda di Gesù a mettersi al servizio del bene comune e a evitare abusi e ingiustizie. Preghiamo. Salvaci Signore perché speriamo in te. Ogni persona sperimenti l'abbraccio incondizionato del Cristo crocifisso, che attira ogni cuore a sé per rivelare la tenerezza del Padre. Preghiamo. Salvaci Signore, perché speriamo in te. Preghiamo, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente. Allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l'odio e la violenza, conceda salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti. Preghiamo. Salvaci Signore perché speriamo in te. Perché la celebrazione dei misteri di Cristo in questa settimana santa avvicini sempre di più i cristiani a Dio e al prossimo. Preghiamo. Salvaci Signore perché speriamo in te. Un invito rivolto a tutti, perché vogliate aggiungere a queste una preghiera personale. Signore, che hai voluto associare alla passione del tuo Figlio il dolore di Maria, accogli le nostre preghiere e rendici degni di completare in noi le sofferenze di Cristo a vantaggio di ogni uomo. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva da noi questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretta il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia quest'unico mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli e santi del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Thank you.
mistero della fede. A compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di coloro che in questi giorni sono morti nella solitudine, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio addolorata, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Giorgio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza, la gloria di essere. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Amen. Amen.